Abbiamo visto, non tanto nel dettaglio, ma abbiamo visto come avviene l'evaporazione dal corpo idrico. L'abbiamo visto sin dall'inizio, abbiamo scritto anche le equazioni termodinamiche, vorrei dire esatte, di sta roba. Quello che qui vi voglio sottolineare è che l'evaporazione dei suoli e l'evaporazione dalle piante è tutta un'altra storia. Anche se poi gli strumenti matematici con cui noi andremo a trattarle, a semplificarle, queste cose saranno simili. Cioè siamo ancora nell'infanzia della comprensione di questi fenomeni in realtà. O meglio, abbiamo una comprensione qualitativa, ma non una comprensione completamente soddisfatta dal punto di vista fisico-matematico. Allora, l'evaporazione dei suoli, se vogliamo parlare di evaporazione dei suoli, dobbiamo parlare di un fenomeno di questo tipo. E qui ho preso questa immagine, non a caso, di un suolo desertico, vedete non c'è erba, ci sono questi cespugli. Avviene una precipitazione e il suolo si satura. Quando il suolo è saturo, l'evaporazione avviene praticamente, l'evaporazione da un suolo saturo è simile all'evaporazione da un suolo, da uno specchio d'acqua, avviene, per così dire, capiremo meglio dopo che cosa significa, al ritmo potenziale, cioè la domanda atmosferica di evaporazione, che è dovuta sia alla differenza di concentrazione di vapore nell'atmosfera che che all'energia che colpisce il suolo, e l'acqua evapora. Dopodiché ad un certo momento l'acqua comincia ad evaporare e l'acqua va dentro, si ritira dalle superfici, va dentro nei pori. Fino a un certo punto l'evaporazione si sostiene al ritmo massimo a cui può sostenersi in quasi tutti i tipi di suolo. Ci sono delle differenze tra i tipi di suolo diversi, ma possiamo fare questa approssimazione. Ad un certo momento il suolo è secco e l'evaporazione cambia. Mentre prima potevamo evaporare tutta sempre secondo la domanda atmosferica, contemporaneamente, quindi la capacità di trasporto dell'atmosfera e l'energia che influisce sul suolo, improvvisamente comincia a mancare acqua. Comincia quella che si chiama fase 2 o stage 2 dell'evaporazione. Significa che l'evaporazione qui è limitata dalla presenza di acqua. Se non ho acqua non posso evaporare, come dicevo prima. Ho tanta energia e potrei evaporare, ma non ho acqua e quindi non evaporo un bel niente. A questo punto il suolo si scalda naturalmente. Una rappresentazione di questo tipo di fenomeno è questo dato sperimentale ottenuto in laboratorio su dei campioni di suolo, un lavoro fatto da Lehmann e da altri dell'ENIO, dell'Università del Politecnico di Zurigo. Come vedete qui si parla di giorni, c'è l'evaporazione, cominciate anche ad abituarvi a capire quanto può essere l'evaporazione, per esempio in termini di massa, per esempio qui si parla di 4 mm al giorno. Nella prima fase, vedete, è disegnato anche un piccolo cilindretto dentro dell'acqua, cosa significa? Il suolo non è propriamente saturo, perché pian piano, pensate alle curve di ritenzione idrica, pian piano io sto drenando l'acqua, si libera dai pori più grossi, vi ho detto. Prima l'acqua si libera dai pori più grossi e poi dai pori più piccoli. In realtà questi studi mostrano che l'evaporazione, un po' controintuitivamente, avviene dai pori più piccoli. Perché? Avviene dai pori più piccoli perché i pori più grandi trasportano sì l'acqua, ma non è che la evaporano, la trasportano dai pori più grandi e dai pori più piccoli. Sopra i pori più piccoli evapora l'acqua, c'è una suzione all'interno del suolo che
continua a rifornire i pori più piccoli a discapito dell'acqua che è contenuta nei pori più grandi. Quindi i pori più grandi si svuotano, ma non per effetto dell'evaporazione in primis, per effetto proprio di questo effetto di suzione all'interno del suolo, che tende a mantenere sempre i pori più piccoli pieni. Finché i pori, questo fenomeno si può sostenere, c'è una parte della superficie del suolo che è, come dire, bagnata. Io ho un suolo, cioè i pori più grandi che pian piano non sono riempiti, ma i pori più piccoli portano l'acqua fino alla superficie e quest'acqua alla superficie poi evapora dai pori più piccoli, mentre i pori più grandi in superficie sono vuoti. Però sotto i pori più grandi continuano a rifornire i pori più piccoli. Finché questa situazione si regge, almeno fino a che non arriva ad un certo grado di drenaggio in cui i pori che rimangono pieni in superficie non sono proprio quelli strettamente più piccoli, si mantiene lo stage di evaporazione chiamato 1, la fase 1. Questo significa, siccome man mano che io evaporo, comunque, se io guardo la mia superficie all'inizio, tutti i pori sono riempiti, quindi prima ho una superficie evaporante molto più grande, poi pian piano si svuotano i pori più grandi, la superficie evaporante a livello del suolo è minore, però c'è una domanda di evaporazione, i pori più piccoli fino a un certo momento riescono a sostenere comunque questa domanda di evaporazione e aumentano, quindi l'evaporazione dei pori più piccoli aumenta anche di un fattore 4, 5, 6, si è trovato sperimentalmente. Cioè l'area, la superficie evaporante diminuisce, l'evaporazione che avviene attraverso i pori più piccoli però aumenta di tanto fino a un certo punto di rottura. Questo funziona fino a che l'acqua nei pori è continua, costituisce una fase continua. Quando l'acqua nei pori comincia a costituire una fase discontinua, i pori più grandi non possono più rifornire i pori più piccoli sotto, diciamo, sotto il cofano, in questo caso nella parte immediatamente sotto il suolo, e si entra nella fase 2 in cui si ha un decremento grosso modo esponenziale della quantità evaporativa. Questo è il fenomeno da un punto di vista qualitativo. Da un punto di vista della formulazione matematica, che qui non ho messo, il funzionamento è che si può spiegare così, questa è la spiegazione tradizionale che viene data. Nella fase 1 il suolo non offre resistenza all'evaporazione. Nella fase 2 il suolo offre una resistenza all'evaporazione. E quindi dobbiamo andare a definire, e poi la metteremo all'interno delle formule giuste che vi vediamo tra poco, la dobbiamo definire in maniera corretta. Definiamo questa resistenza e questa resistenza tiene conto del fatto che c'è questo decadimento. Purtroppo non c'è nessuna formulazione veramente ragionevole che faccia questa cosa in modo corretto. Ci sono questi lavori che sono recentissimi, che però danno una formulazione che è molto legata agli esperimenti che sono stati fatti. Quello che avviene è rappresentato in questa figura, vedete, no? Cioè l'evaporazione che avviene dai pori più piccoli, è solo il poro che evapora, i pori diminuiscono di numero e di dimensione, ma fino a che la continuità della fase liquida è garantita, la domanda evaporativa viene rispettata. Quindi il fenomeno di evaporazione dei suoli è un fenomeno molto complesso. Se noi andassimo a studiare
microscopicamente vedremo anche che per esempio è legato alla viscosità dell'acqua, perché il fatto che l'acqua si distribuisca velocemente all'interno dei pori è legato alla velocità di distribuzione ed è legato a sua volta alla viscosità che ha l'acqua, quindi per esempio alla temperatura che ha l'acqua all'interno del suolo. Ci sono vari effetti, varie complicazioni che rendono appunto a questo punto comprensibile quello che succede dal punto di vista qualitativo, ma non ancora propriamente ben descritto dal punto di vista quantitativo. Un'altra ipotesi è che comunque quando i pori comunque siano separati, come vedete l'evaporazione comunque qui avviene su tutta una calotta sferica, mentre se i pori sono molto più ravvicinati, l'evaporazione avviene solo in una parte limitata, quindi c'è questi lavori tentano di spiegare perché con meno pori riesca a sostenere un'evaporazione più sostenuta. Tanto da sì. Ma quindi se ricopriamo tipo con una grana più grossa, tipo una sabbia, evapora meno? Una sabbia evapora, si infiltra molto di più, sì, evapora meno una sabbia. Costituisce una barriera evaporativa. Beh, se poi costituisce una barriera evaporativa, nel senso che la sabbia in parte se ne va subito per cuore in profondità velocemente. Questi esperimenti sono stati fatti tutti su sabbie, quindi perché comunque sono più semplici, perché le argille hanno comunque delle altre. Non so bene rispondere alla sua domanda, se devo dire la verità, nel senso che se prendo una sabbia, il fenomeno è semplice, non so, ho una ridistribuzione dei pori più grandi, i pori più grandi e i pori più piccoli, e tutto va abbastanza come deve andare. Poi a un certo momento comincio ad osservare un fronte di saturazione che si abbassa, che scende sotto un certo livello, ad un certo livello la fase liquida non è più continua nella parte superficiale e quindi c'è un abbassamento dell'evaporazione, la fase 2. In un'argilla, l'argilla rimane sempre più umida, però i pori sono molto più piccoli e la velocità di trasferimento dell'acqua dai pori più grandi ai pori più piccoli in un'argilla sono molto più lenti. Questi studi sono stati fatti sulle sabbie. Quello che succede nelle argille, francamente non lo so. Presumo che in un'argilla per un certo tempo comunque la domanda evaporativa dell'atmosfera venga rispettata. Da un certo altro punto di vista nei casi reali è più difficile da distinguere, perché quando faccio piovere sopra un'argilla generalmente si formano delle pozzanghe, del ponding, e quindi lì evapora a ritmo potenziale. Quindi c'è tutta una serie di fenomeni intersecati che si devono un po' considerare da mettere insieme.